detto Mario corrisponde assolutamente alla realtà. Devo dire che quando io sono arrivata, io non ero mai stata in Jugoslavia in vita mia, fino al 92, quando sono arrivata perché il diesel voleva fare questo viaggio in Jugoslavia e io l'ho organizzato attraverso diversi contatti. Quando io sono arrivata lì, il diesel era con tutto un gruppo di stampa internazionale più membri della sua fondazione. Quando io sono arrivata con lui, per esempio, in Bosnia, abbiamo parlato con Alijeza Begovic, io a quel punto credevo che se Elie Wiesel, premio Nobel per la pace, avesse parlato con Alijeza Begovic, magari ci sarebbe stata un'apertura. E invece io mi ritrovai di fronte a un re medievale che rispose a Elie Wiesel che proponeva di fare un incontro con Dobrica Čosić, che all'epoca era presidente della Jugoslavia, con Karadžić, presidente della Repubblica Srpska, e con Alija Izetbegović all'aeroporto per cercare di comporre la situazione. E mi ricordo che Alija Izetbegović ha cominciato a dire: mai farò la pace con gli uccisori dei miei figli. E io dicevo: ma come, non si può cercare a un certo momento? Vediamo, c'è questa città distrutta, Sarajevo, c'è gente che soffre. Poi ho capito che io non avevo capito niente, perché in realtà era già tutto scritto. Era già tutto scritto, era stato fatto un copione ed era stato già scritto. Quindi i serbi dovevano essere i cattivi, i nuovi nazisti, questo faceva comodo ai tedeschi che avevano voluto disfare la Jugoslavia per prendersi, togliersi un po' di sassolini alle scarpe, far pagare ai serbi il fatto che a un certo punto le armate tedesche che erano nei Balcani non avevano potuto andare in Russia sul fronte russo perché c'erano i partigiani e c'erano delle ribellioni, per cui ritenevano colpevoli i serbi del fallimento del fronte russo, e quindi i serbi dovevano pagare. Poi c'è stato il passo seguente che Alija Izetbegović ha ottenuto grazie a Hillary Clinton, che aveva una vedete come amica del cuore, che gli aveva spiegato che i musulmani sono tutti raffinati, vanno a scuola a Parigi, si vestono da Chanel. E quindi lei ha detto al marito: oh, per carità, questi sono gente per bene, quindi bombardiamoli subito. E quindi sono scese le bombe con un grande impoverito, con tutti gli altri che applaudivano, perché chiaramente dietro c'erano anche gli interessi dell'Arabia Saudita che voleva prendersi quella zona. E prima o poi, qui lo spiego come ha fatto e come cerca di farlo. La Turchia voleva riprendersi tutta la zona della trasversale verde, c'erano poi gli interessi delle aziende petrolifere, delle multinazionali petrolifere che volevano far piacere all'Arabia Saudita. Quindi in tutto questo era già stata scritta la storia, ma quello che è più interessante è che per la prima volta è stata provata come si può rovinare un popolo con la maldicenza, il mentato. Per cui la disinformazione che è stata scatenata contro i serbi è stata allucinante. Voglio dire, giustamente, come ha detto il Signore, noi non siamo i migliori, no? E non siamo nemmeno i più buoni, ma sono tutti uguali, perché le cose che hanno fatto i musulmani sono altrettanto atroci di quelle fatte dai croati e altrettanto pessime come quelle fatte dai serbi, in quanto bene o male sono tutti stati sotto i turchi, hanno imparato delle brutte cose, e questo è il bel fatto. Quindi questa scelta io l'ho capita andando lì con le divise, perché io vedevo certe cose e mi sentivo praticamente descrivere le cose che io avevo visto in una maniera completamente diversa. Ed è a quel punto che in fondo io sono diventata partigiana dei serbi, tra virgolette, perché trovavo che avevano diritto a un minimo di onestà assoluta, perché non si può a un certo punto sancire tutto un popolo di genocidio, perché è stato nascosto invece quello che faceva la 28ª legione musulmana a Srebrenica, in tutta la zona della provincia di Srebrenica, dove, come vi ho detto prima, hanno fatto fuori. Io
quello che dico, avete bisogno di mangiare, pigliatevi le vacche, le galline, le patate, ma lasciate la gente libera. Certo. Che ragione c'è di ammazzare tutti? Quindi è lì l'errore dei servi che per esempio loro non hanno mai dichiarato questi morti perché non credevano nell'istituzione internazionale. Quindi i loro morti se li prendevano e se li mettevano in fosse comune o altro, o se li seppellivano, ma non li dichiaravano. Per cui a maggior ragione gli altri invece, che se c'era un morto facevano delle scene inaudite come se fosse stato, non lo so, un mufti. Quindi era una situazione veramente tremenda. Io in questo libro ho cercato di raccontare, perché molta gente non lo sa, come praticamente si è sciolta la Jugoslavia, le ragioni della Germania, le ragioni della NATO, perché anche la NATO ha guadagnato con lo scioglimento della Jugoslavia, perché ha finalmente trovato uno scopo, perché dopo la fine, diciamo, del patto di Varsavia, a cosa serviva un patto atlantico? E tutti questi erano senza lavoro, come facevano? Quindi hanno ritrovato una possibilità di lavoro, sono una forza di interposizione, sono poi i poliziotti che vanno prima che succeda qualcosa a distruggere tutto. E tutto questo io ho cercato di spiegarlo voce per voce, ho spiegato come Alise Begovic a un certo punto si è presentato nel 91 agli iraniani e gli ha offerto la Bosnia sul vassoio, chiedendo che mandassero le loro scuole, i loro insegnanti per far apprendere alla popolazione musulmana della Bosnia la religione sciita. E chiaramente gli iraniani ben contenti e quindi hanno mandato petrolio, hanno mandato aiuto, ma soprattutto la cosa più raffinata è che hanno insegnato a Alise Begovic, che non era un raffinatone certamente, di come giocare con gli Stati Uniti, come giocare con le potenze del petrolio americane, come riuscire ad avere delle agenzie di pubbliche relazioni che una volta che ti impostano la tua immagine, quella è. Tant'è vero che World Refugee Global Affairs ha lavorato per i croati, ha lavorato per i musulmani, ha lavorato per l'opposizione kosovara. E ha creato le immagini che poi servi e non credevano mai nelle pubbliche relazioni, perché io ho parlato con Milosevic che mi diceva stupidaggini. E a un certo momento si è visto cosa è successo, perché purtroppo questi film che venivano creati, queste favole che venivano raccontate, venivano prese sul segno dai giornali. E devo dire che quella Bosnia in particolare è stato un pochino un esercizio per tutta una serie di pratiche che sono state poi impiegate in Iraq, in Afghanistan, le torri dell'11, io non dico niente, non lo so, ci sarebbe da discutere, certo. Io mi ricordo sempre questo famoso personaggio dell'entourage di Bush, di figlio, che disse avremo bisogno di una nuova Pearl Harbor. Esatto. Per cui, vabbè, andiamo avanti. È un'altra favola che si racconta, no? Perché anche questa è una favola tragica, però una favola che c'è. E per la questione della Bosnia, io sono tornata dopo 20 anni e a un certo momento sono entrata in una certa circospezione, ho voluto fare lo stesso giro che facevo lungo le linee del fronte e con una grande gioia ho visto tutto ricostruito, case viole, case gialle, le strade pulite, la gente che rispettava il limite di velocità, io no, ma loro sì, fantastico. Io certo, persino mi sono stupita a pensare, ma è la Svizzera. Ero assolutamente felice dicendo, beh guarda, una delle poche cose che forse è riuscita. Poi si comincia a parlare con la gente, si comincia a vedere. Una cosa è la Repubblica Srpska perché è compatta, quindi lì bene o male la situazione è quella che è. Ma quando si va nelle zone miste e si passa dall'una all'altra senza problemi, parlare con la gente, quello che dicono gli uni degli altri, ma sono peggio di quello che io sentivo durante la guerra. E in effetti l'odio è ancora salito.
Il discorso è che nessuno ha fatto niente. Quando tu metti in piedi delle favole pazzesche, devi anche poter mettere in piedi altre favole pazzesche per far riunire la gente, soprattutto se vuoi che Sarajevo sia la capitale e che sia la Erzegovina che la Repubblica Srpska confluiscano in Sarajevo. E a questo punto è chiaro che poi ci sono degli uomini forti, quelli che noi consideriamo di estrema destra o nazionalisti, che vengono votati dalla popolazione, perché la popolazione, sia croata che serba, si sente in difesa di fronte a questo appoggio terribile che viene dato a Sarajevo. E a Sarajevo non c'è solo il figlio di Alesa Begovic, il quale è bene o male abbastanza colomba, è anche circondato da Fauci. In più, rendiamoci conto che la Turchia è presente, ma molto presente. E fino a poco tempo fa, almeno quando ho scritto il libro, la Turchia aveva quasi l'incarico di un governatorato verso gli Stati Uniti. Quindi aveva diritto di poter dire delle cose incredibili. Vi posso raccontare, perché l'ho sentito io, maggio dell'anno scorso, viene inaugurata a Banja Luka la moschea che era stata distrutta nel 92 e arriva l'ex primo ministro turco e tutta una serie di notabili dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dalla Giordania e anche dei notabili europei, molto scissero, erano usciti da German School. E me li trovo tutti all'Hotel Bosna perché c'era questa inaugurazione. A questo punto l'ex primo ministro turco è uscito con queste frasi, che il musulmano, notare che era a Banja Luka, che è la capitale della Repubblica Srpska, zona ortodossa. Per fortuna Dodik non è andato perché diceva questa è una situazione religiosa quindi io non appartengo, c'era il figlio di Alesa Begovic e a un certo momento questo signore ha detto che i musulmani di Bosnia non abbiano paura, perché dietro di loro ci sono 75 milioni di turchi. Fra l'altro, noi eravamo qui, siamo qui adesso, saremo qui anche in futuro. E poi che la croata Mostar e la serba Banja Luka non si sognino di separarsi da Sarajevo. Questo era un ex ministro turco, quindi estraneo alla Bosnia e alla Repubblica Srpska, che si permetteva di fare delle affermazioni del genere di fronte ai notabili europei. Questo per dirvi quanto l'arroganza della Turchia è presente in quella zona. C'è l'Arabia Saudita con delle agenzie, c'è l'Iran con altre agenzie. E tutti danno soldi per moschee e per scuole, non per riaprire le fabbriche. Per cui più la gente è povera e più la gente va nelle scuole islamiche. E quando ne escono, a un certo punto ricevono dei soldi, comprano dei terreni o dei villaggi distrutti, eminentemente serbi perché sono quasi tutti lungo la frontiera della Repubblica Srpska, e ci vanno a vivere alla maniera del vecchio sistema islamico, e ciascuno di loro può avere più di una moglie, quindi producono più figli. Ed questo è contro la Costituzione della Bosnia, ma lo fanno lo stesso, e le donne vanno in giro tutte ricoperte di nero. È una cosa vergognosa, perché durante il periodo di Tito, voglio dire, in Jugoslavia c'era una libertà sessuale e di matrimonio, di separazione, di divisione, l'uomo e la donna erano pari. Cosa sta succedendo? Noi lo permettiamo, non si dice nulla, nessuno ne parla. Io l'ho anche chiesto, nelle mie varie interviste, oltre ad intervistare Giorgio Blais, che è stato il direttore per 6 anni dell'OSCE, ho intervistato uno storico intellettuale musulmano che ha detto una cosa bellissima: se togliamo al musulmano il fatto di essere uno slavo del sud, rimane solo la religione. E questo è molto bello perché spiega anche perché questa gente a un certo punto
tutto, a loro rimane solo, non hanno più ideale, non hanno niente, rimane solo la religione. E ho intervistato anche Dodik, ho intervistato altri personaggi, ho intervistato tutti i rappresentanti religiosi, ortodosso, cattolico, musulmano e ebreo, ed è molto interessante le varie risposte. Quando io ho chiesto questa cosa sui villaggi, tutti hanno detto è incredibile, ma così è. Quando l'ho detto a Cambridge, che era il Mufti, si è molto arrabbiato. E ha detto, beh, anche in Afghanistan hanno buttato giù il Buddha, e questo è un grosso peccato. In ogni paese c'è sempre qualcuno che fa qualcosa di male, però non mi ha detto. Perché gli ho detto, mi perdoni, come uomo di fede, cosa pensa lei di questa situazione che è contraria alla Costituzione bosniaca? Non ha risposto. E insomma, io ho fatto tutte queste svariate cose, dovevo anche intervistare il Izetbegovic, ed ero già a Belgrado quando mi ha chiamato l'assistente dicendo che aveva dovuto partire di corsa per Budapest. Ho cercato di avere delle risposte ancora, non sono riuscita ad averle, e a questo punto io ho pubblicato tutti i vari mail che c'erano stati tra di noi. Ma quello che è pazzesco è che mentre credo, io vedo delle speranze, vedo anche delle speranze per la Siria, forse anche per la Libia, forse anche per gli altri, per qualche strana ragione la storia sui serbi si è incancrenita. E io credo che principalmente la questione di Srebrenica. Srebrenica è stata parzialmente inventata, ci sono state indubbiamente delle cose che sono successe, ma in numero limitato, cioè erano magari vendette personali o di piccoli gruppi. Non ci sono stati 8.000 morti, ce ne sono stati alcuni. Uno scrittore musulmano che faceva parte dell'establishment di Srebrenica sostiene che Izetbegovic ha fatto uccidere circa 1.500 musulmani di Srebrenica perché non voleva che parlassero di alcune cose. In tutto questo però non si esce da questa questione di genocidio. Genocidio che è una cosa che soprattutto gli inventori del PNAC hanno tirato fuori come se il genocidio fosse una cosa facile, voglio dire. Però si ignora il genocidio vero di Jasenovac e si incomincia adesso a parlare di quello degli armeni. Quindi è una strana cosa, perché la Jugoslavia è stata, credo, un laboratorio in cui hanno provato a fare queste diverse cose che hanno funzionato. Una volta che hanno distrutto tutto, come diceva giustamente Diana Johnston, basta, gradino. E a questo punto si cominciano ad arrivare. Vorrei finire. Sì, no, mi dispiace.